Sorgente sconcertante, salve Toasters e bentornati a Pikmin 2. Oggi andremo alla... sorgente sconcertante, dove c'è tanta acqua e a me non piace l'acqua. Acqua essere cattiva. Ok, prendiamo 60 rossi. Oggi me ne servono tanti bianchi, quindi li prendo tutti. Anche se sarebbe preferibile averne di più, ma pazienza. 15 viola. E siamo a 90. Ma ne lascio 5 rossi. Poi capirete perché. Guarda, laggiù, Pikmin selvatici. A wild Pikmin appears. Riesci a vederli, Olimar? No, sono cieco. Sono Pikmin gialli. Ecco, lui, la navicella ci prende per ciechi. Poi, non lo so, è lei che è cieca. Ha un sensore, non lo so. Non so cosa, però, vabbè, lasciamo stare. Li avevi già trovati quando eri vigiliato sul pianeta, giusto? Sarebbe bello se si ricordassero di te, come hanno fatto quelli rossi. Sì, molto bello. Poi pure questo. Ma come fa a definire una cosa bella se non ha le emozioni un robot? Non ha senso questo gioco. No, non ce l'ha. Dannazione. Di solito i robot nei giochi non hanno mai le emozioni. Non so nemmeno se si possono programmare sui robot le emozioni. Che ne so, Quote è ambientato in un gioco con una trama molto toccante. Non lo si vede parlare per nemmeno un secondo e non lo si vede reagire a niente, solo sparare e basta. E qua c'è un robot. Ok. Aspettate un attimo. Ok, rieccomi. Ho aumentato un po' la luminosità perché non ci vedo molto. Sì, stavo dicendo appunto che di solito i robot nei giochi non hanno emozioni. Ma questa navicella è un po' strana come comportamento. Allontani dall'acqua, per favore. Come non detto. Ok, tirate fuori un po' di nettare che ci serve. Oggi è 12-12-12 e spero di caricarlo il 12-12-12, ma credo di riuscire. Speriamo. Ok. Forza, tutti a mangiare. E non a bagnarsi, no. Siamo tutti? Bene. Vediamo cosa possiamo fare. Questa è dura. Questo nemico prende i vostri Pikmin e li pianta. Certo, non è una grande cosa, non ve li uccide, tranquilli, però può essere fastidioso perché vi toglie il fiore. Ok. Guardate un po'. Il mio sensore ha effettuato qualcosa. Potrebbe voler dire che questa cavità è piena zeppa di insettacci pericolosi. Davvero molto pericolosi. Come si chiama? Forte dei ragni. Il nome non mi ispira per niente, nemmeno i pericoli.
A parte che non ci andremo oggi sicuramente, perché ho 85 Pikmin. E ci saranno quelli selvatici là, quelli wild che abbiamo visto prima. E speriamo di raggiungerli entro oggi. Vediamo, acqua. Ok. Qua c'è il puzzle dell'altra volta. Cerchiamo di farlo meglio stavolta. No, facciamoci tra virgola. Così, sacrifichiamo tra virgola. Ah! E c'è una roba sopra. Lo so, Skippy. Ok, è venuto anche. No, Skippy, non farlo. Dai, ci sento. Ok, viola, sia. Anzi. Lui rimane qua. Eeeh, Olimar 74. Come 74? Come 74? Non mi dire che. Ma io ne avevo portati 15. Sì, ma non sono necessari 15, idiota. Oh mamma mia. No. Tutti addosso è fatto. Mi è finito un Pikmin là. Come hai usato? E ora come esce? Vabbè, se lo piglia lui. Come passo? Il colmo, veramente. Sei morto praticamente. Vabbè. Mi dispiace, Skippy. Tutti in fiore? No, ce n'è uno in foglia. Ok, ora tutti in fiore. Bene. Qualche viola è più lento di qualche altro. 4 viola, sì. E qua c'è... il coso dell'altra volta. Oh, cavolo. Aspetta, ma dove sono gli altri? No, non farlo proprio qua. No, c'è il tizio che spara fuoco. Perché non vi date da fare e attaccate quell'idiota? Dove sono rimasti gli altri 4? Non lo so quanti erano. Qua è dura. Comunque, come avete visto, sono diventato... No, non sono diventato partner. È una specie di mini partner dove posso mettere le miniature. Anzi, vi consiglio di guardare perché qualcuna è davvero fatta bene, modestamente. No, non raccoglierlo, non abbiamo bisogno per ora. Penso che mi terrò questa mini partner tranquillamente, tanto non mi danno soldi e non mi servono. Ho le miniature ed è praticamente l'unica cosa che mi interessava della partner, magari facevo un banner tanto per, però la cosa che mi interessa di più sono le miniature perché, detto che uso i layout, viene molto bene con le miniature personalizzate, perché non mi piace vedere i layout come miniatura. Ok, qua sono cresciuti, cioè cresceranno dei fiori. Non mi ricordo di che bacche. Mai li abbiamo visti tutti e due perché sono soltanto due. Purtroppo. Ok, ci saranno i Pikmin bianchi ora. Li abbiamo? Vediamo. No.
che ho paura a lasciarli da soli. Ah, no. Vabbè, tanto è solo uno. 13. Ne mancano due. Quindici. Ah no, ancora non possiamo. Perché? Rossi. Perché c'è questo simpatico tipo proprio innocuo, del tutto innocuo, che ci mangia 100 Pikmin a volta. E vai. Potete sconfiggere soltanto con i Pikmin fuoco e da dietro, perché se lo sconfiggete da davanti lui ve li divora tutti letteralmente, quindi no, non fatelo. Ok, ah, sono bacche viola. Bene, bene, bene. Ora, spaccate il ponte. Tu muori. Voi morite. No, non dovete prenderlo. Beh, però non ci interessa. Mi interessa più che altro, prima della fine della giornata, di... rompere questo muro, ma dubito di farcela, che sta per finire. Ok, avete quasi finito? Voi raccogliete le bacche. E voi state fermi. Date una mano. Oggi, giusto per dirla, giusto per portarvi sfortuna, perché oggi è 12-12-12, ho preso 5 di matematica, il mio primo 5 di matematica. Quindi, sì, si sente che oggi è una giornata sfortunata, eh? Questi sono immobili. Sì, wow. Beh, questa zona la esploriamo dopo. Voi sapete dove andare? Spero di sì. Ah, aspetta, ma questa è la zona dell'astronave, quindi abbiamo una zona per tagliare. Bene. Questi sono a fannullo aleggiare. Prendete questo almeno. Oh my gosh. Non è buono questo. No, no, that's not good. No, non è buono, non sta bene, detto in italiano, vero? Hanno tempo? No, non hanno tempo. Dubito, fortemente, che abbiano tempo. 11. Questo vorrà dire che prenderemo i Pikmin selvatici dopo. Ora, veloci che... sta per tramontare. Veloci! Per il bene dei vostri fratelli. I vostri fratelli saranno morti. Bene.
Ok, riprendiamo. Aspetta. 139, 139, 15, 15, 27, 27. Come 27? E allora chi è morto? Ah, sì, era quello Skippy solitario nel tronco, cavo. Attraverso l'acqua, povero Skippy. Caro papà, come stai? Io sto bene. Mammina però è molto arrabbiata con te. Non farla arrabbiare! Mi porti dei dolcini? Questa è la figlia di Olimar. Sono strani i suoi figli. E anche sua moglie un po'. E anche il suo capo. E anche il suo collega. Sono strani tutti, ok. Bene, ritorniamo. Sorgente sconcertante. Prima o poi capirò il significato di sconcertante. Cosa vuol dire? Senza concerto? Boh. Oh no, no, no. Dannato me. No, 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 sono 55 e non so quanto. Salite. Forza, Skippy, senza fiori, salve, per favore. Vuoi rimanere là, dici? Ok, rimani là. Cavolo, mi fa male il pollice. Sto tenendo l'analogico C col pollice. E fra un po' mi viene qualche crampo. Bene, lasciamo lui. Anzi, no. Olimar. Mi dispiace. 11, come al solito. Anzi, regaliamone uno a lui. E quindi siamo a 75. Quello Skippy sarà stato divorato. Barriera di veleno. Facciamo prima a fare così. Perché non funziona molto bene la scelta dei Pikmin da lanciare. Perché certe volte me ne lancia di diversi. Me ne lancia rossi e alla fine finiscono avvelenati e muoiono. Cavolo, non vedo l'ora che esce Pikmin 3. So che ci sono tre personaggi da controllare e che non c'è Olimar, purtroppo. Però non importa, magari si vedrà in qualche clip speciale. Insomma, sono certo che Miyamoto avrà fatto qualcosa di awesome! Come fa sempre. Sempre che Miyamoto. Non lo so. Che facciamo nel mentre? Facciamo qualche bacca. Hanno finito, yeah! Pikmin senza lavoro? Tutti questi. Prendete questa. E che ho paura che quelli alla base. Vabbè, poi alla base ci torno alla fine del giorno, no? Non dovrebbe essere un problema. Fiori gialli, sapete cosa significa? Margherite. No. Significa. Sì, significa questo più o meno. I Pikmin gialli sono scesi dall'albero e stanno guardando a questa parte. Sono molto leggeri e prediligono i luoghi sopraelevati e poi hanno orecchie enormi. Se fosse per me, li chiamerei Pikmin Elefante, ma sarebbe un nome che ha scelto Olimar.
Strano, i sensori di rilevamento elettrico sembrano impazziti. Che cosa sta succedendo? Datemi la vostra energia, subito, e dominerò il mondo. Yeah! Pikmin gialli. Finalmente! Allora, spieghiamo un po' il funzionamento. No. Ora, prendiamo i nostri 5 Pikmin gialli. Demoliamo questo. E facciamocelo portare. Un po' l'uno. Un po' qua. Forza, figliuoli. Tu comincia ad abbattere questo massone. E io ti regalo un viola. Vi ho già spiegato il funzionamento dei... Forza, amico, non riesci a sollevarla insieme. Vuoi dire che non ti ho dato un viola? Oh, mi dispiace. Ok, speriamo che lo portino là. Voi venite. Estraiamo i vostri amigos. Olimar, come va? Uomo. Dudu. Good job. Good job, my friend. Allora, il funzionamento dei fiori. Parliamone. Funzionamento dei fiori è semplice. I Pikmin dal colore senza cipolla la porteranno alla cipolla più vicina. Quindi viola e bianchi. I Pikmin dal colore di una cipolla lo porteranno nella loro cipolla se sono in maggioranza. Appunto nella raccolta di un gettone. Quindi per esempio ho dato 2 gialli e un viola. Anche se avrei potuto dare solo un giallo, però sicurezza. Certo, non lo possono portare all'astronave. Sennò avrebbe aspirato la loro energia. Ebbene. Abbiamo riempito. Dannata. Certe volte mi mangio la P. Abbiamo riempito tutto. Adesso esploriamo quella zona. Quale zona? Quella oltre il ponte? No, aspetta. Quella zona è quella d'inizio. Quindi sono un idiota. E noi adesso andremo a prendere i Pikmin della base. Com'è possibile? C'era un Pikmin bianco più lento di uno viola. L'ho visto con i miei occhi. È la fine del mondo. Si vede che oggi è 12-12-12. E non capiterà mai più una cosa del genere, perché dal prossimo anno le ultime 2 cifre saranno 13. E non esiste un dicembre. Quindi no, è una giornata unica questa. Chissà cosa succederà. Io credo al 12-12-12, ma non credo al 21-12-12. Che se ci pensate ha più senso. No? Sì, ha più senso. Beh, i Maya sono stupidi. Molto stupidi. Questa cosa non la capisco, sinceramente. C'è anche lui qua. Olimar. Sì, ci ho dato Olimar. Ebbene, Olimar. Anzi, lui. Va dalla navicella. A farci compagnia. Rana, per favore. Ok. Dal prossimo giorno la cipolla arriverà alla nostra base. Quindi 7.
Ora studiamo un po' la situazione. Si rompe da qua o dall'altra parte? O siete degli idioti? Direi che voi tre siete degli idioti. E adesso vi darò un soprannome. Electric Stupidity. Troviamo un diminutivo di Electric Stupidity. Oh mio Dio, 66 Pikmin. No, mi dispiace. Skippy? Ciao. Affoga con piacere. Ora va meglio. In giornate come queste, non si sa mai. Electridity? Vabbè, ci penserò off camera. Certo che deve essere dura. Elettroacqua. Non c'è qualcosa che possiamo fare? E soprattutto, dove sono gli altri Pikmin? 95. Perché ne manca sempre uno? Perché? Cosa ho fatto di male? Toast! Ok, non abbiamo più tempo. Quindi, andiamo al tramonto. Nemmeno oggi, nemmeno un soldo. Due Pikmin rossi in meno, 21 gialli in più. E sì. Chissà dove saremmo ora se avessi stipulato una polizza di assicurazione spaziale. Ma lui ha sempre scelto una rotta di spedizione sicura. Già. Bene, e noi ci vediamo alla prossima parte di Pikmin 2. Lasciate un pollice in su se volete. E sì, la prossima volta esploreremo meglio la sorgente sconcertante e inizieremo il forte dei ragni. Quindi non mancate, se no succederà qualcosa di brutto fra 7 giorni.